Buongiorno a tutti, oggi voglio fare anche un video TAT che fanno tutti quanti, a month of books, un mese di libri, perché è un tag che mi piace veramente tanto e poi ho scoperto che anche io sono una di quelli che legge abbastanza. Io ero convinta di leggere più o meno sui 4-5 libri al mese, invece ho il mio bel numero di letture anch'io. Allora, facciamo subito quanti libri hai letto. Io ne ho letti 7, di cui 5 cartacei e 2 ebook. Ve li faccio vedere, mi si apre sempre una finestra, scusate, e li faccio vedere così in ordine sparso come mi vengono in mano. Allora, ho letto di Massimo Lugli, La lama del rasoio, poi Adam Cadmon, Illuminati, di Massimo Rossi, L'ombra del bosco scarno, di Mikkel Birkegaard, I libri di Luca, Nicola Zegrini, Lo specchio del pensiero, e poi i due ebook sono, vi faccio vedere con un metodo molto tecnologico, Marmellata di prugne di Patrizia Fortunati e di Raffaella Clementi, Lettera a un bambino che è nato. Ecco qua, questi sono i miei 7 libri. Il libro più lungo e il più corto. Allora, il più lungo è Lo specchio del pensiero, che ha 494 pagine. Si vedranno, non si vedranno, fidatevi. Mentre il più corto ovviamente è La lama del rasoio, perché è uno di questi piccolini della Newton Compton a 99 centesimi, che è 125 pagine. Poi la copertina più bella. La copertina più bella, logicamente, è questa, perché secondo me è stupenda. Questo bambino che dorme con le manine qua vicino, che sembra che il dito debba scivolargli in bocca, è una copertina bellissima. Mi piaceva molto anche la copertina dei libri di Luca, però questo bambino è insuperabile. Il personaggio protagonista o meno che vi ha colpito. Allora, mi ha colpito molto il personaggio di Katarina nei libri di Luca. Katarina è una donna, una ragazza dislessica, e allora nei libri di Luca, non so se vi ricordate il video quando ho parlato di questo libro, c'è una specie di setta, di confraternita di lettori, dove alcuni vengono chiamati lectores e altri vengono chiamati recettori. Katarina è un recettore. Lei da bambina sentiva le voci, aveva paura che la prendessero per pazza, in più essendo dislessica a scuola andava peggio dei suoi compagni, fino ad arrivare a un punto che si vergognava a leggere, non voleva più leggere, infatti lei da grande non legge quasi, no? Però lei, essendo un recettore, ha il potere di sentire quello che leggono gli altri. È come se lei praticamente ha avuto un incidente, è rimasta in ospedale per tanto tempo e sentiva come una persona che gli leggeva un libro, ma non era una persona che leggeva un libro a lei, era una persona che si stava leggendo un libro semplicemente, però lei lo percepiva. E lei, essendo un recettore, può influenzare quello che leggono le persone, nel senso, non so, io sto leggendo un racconto, mi parla di un paesaggio, non so, tipo quello che vedo adesso dalla finestra, le montagne, le Dolomiti, i prati, ecco, un recettore mi può influenzare a farmi vedere il prato ancora più verde, le Dolomiti ancora più belle, e poi la scena, non so, vedo sbocciare un fiore, me lo fa vedere come se fosse una cosa ancora più bella di quella che è, mi fa entrare nel racconto anima e corpo, diciamo. E in più questa Katarina è una persona molto, secondo me, molto corretta, una persona di quelle che fanno sempre la cosa giusta, senza volerlo, diciamo, persone molto modeste che però riescono sempre a tirare fuori la frase giusta, ad avere il comportamento giusto. E questa è quella che mi ha colpito
di più. Il personaggio che mi ha lasciato l'amaro in bocca invece è Lyudmila di Marmellata di Prugno, ma non mi ha lasciato l'amaro in bocca nel senso negativo. Lei ha fatto una scelta molto coraggiosa. Lyudmila era la ragazzina che da bambina è venuta in Italia. Siccome lei è della Bielorussia, c'è stato l'incidente di Chernobyl, lei veniva mandata in Italia per 2 mesi presso una famiglia che la ospitava per disintossicarsi, diciamo, dalle radiazioni. E da qui, è una storia vera, e da qui è nata un'amicizia, un sentimento molto forte che è durato per tutta la vita, sia con la famiglia che la ospitava, che poi con le figlie delle figlie. Quindi lei, diciamo, aveva un aggancio in Italia, ma ha scelto di rimanere nella sua patria, di lottare nella sua patria, anche se questo ha comportato una vita di sacrifici, una vita di dolore, una vita di tristezza, di problemi che sono ricaduti anche sulle sue figlie. Per questo mi ha lasciato l'amaro in bocca, perché io non avrei fatto come lei, non sarei rimasta nella mia patria a lottare nella mia patria. Avendo la possibilità di venire in Italia, io sarei venuta in Italia e avrei cambiato la mia vita completamente. Avendo delle persone che mi volevano bene, che mi avrebbero aiutato, io avrei mollato tutto e sarei venuta qua. Mentre no, lei è stata lì a lottare. Certo, se tutti quanti scappassimo dai nostri problemi, la Bielorussia, come altri posti, rimarrebbero sempre così, non migliorerebbero. Però, insomma, io guardando il mio piccolo, io avrei agito diversamente. Quindi sì, mi ha lasciato l'amaro in bocca perché leggendo il libro vedevo le sofferenze che aveva, i problemi che aveva e dicevo, ma cavoli, ma molla tutto, ma vieni qua in Italia, ma cosa ci stai a fare là? In quel senso mi ha lasciato l'amaro in bocca, però è anche stato un personaggio che mi ha molto colpito, che mi è piaciuto, però insomma l'amaro in bocca me l'ha lasciato lei. La migliore ambientazione è difficile scegliere fra i libri di Luca e lo specchio del pensiero. I libri di Luca è ambientato in una libreria, ambientato, parte del romanzo è ambientato in una libreria antiquaria e quindi logicamente è un posto stupendo, mentre lo specchio del pensiero è ambientato inizialmente a Giza, al Cairo, in Egitto, poi in Inghilterra, poi a Firenze, poi a Roma, nei posti più belli di Roma, quindi è un po' difficile scegliere fra le due ambientazioni. Diciamo che la mia passione per l'Egitto supera quella per la lettura, quindi do la precedenza alle ambientazioni dello specchio del pensiero, però insomma anche i libri di Luca non se la cava tanto male. Breve confronto con la trasposizione cinematografica, se c'è. Secondo me non c'è. Possiamo proprio come si dice, tirando la pelle e orecchie, gli Illuminati di Adam Kadmon. Adam Kadmon ne ha parlato spesso nella trasmissione Mistero, quindi però io non so fare una distinzione perché Mistero non lo guardo e credo che inizierò a guardarlo adesso che ho letto questo libro, quindi non so se c'è una vaga idea da parte dell'autore di fare la trasposizione cinematografica dei libri di Luca. Io ho letto qualcosa su internet ma non ho capito bene se è il pensiero di chi scrive o se effettivamente Mikkel Birkegaard voglia farne un film. Quindi secondo me trasposizioni cinematografiche non ce ne sono. Il libro che avreste voluto leggere ma che non avete più letto è quello, è Moby Dick. Moby Dick l'ho comprato l'anno scorso verso fine agosto e ogni tanto lo tiro fuori, lo guardo, anche sto giro l'ho preso fuori, ho letto un paio di pagine e poi l'ho rimesso via perché è un libro effettivamente lungo e mi spaventa un attimino, ma non per il fatto che sia lungo,
per il fatto che io ho anche altri libri da leggere per il libro del martedì e non voglio tenerli in attesa troppo tempo, se no altrimenti a quest'ora avevo in mano Moby Dick. Basta, il video tag è finito, spero che vi sia piaciuto, io sono molto fiera di me stessa che sono riuscita a leggere 7 libri, non l'avrei mai detto. E niente, scrivetemi se avete letto qualcuno di questi libri, se avete qualche altro libro da consigliarmi, se qualcuno di questi libri vi è piaciuto. Basta, fine del video tag, ciao a tutti e grazie per aver visto il video.